Ella, l'orso e la neve. Lassù al nord, la neve bianca cade dolcemente su una casetta ai piedi della montagna. Il Natale è alle porte e seduta all'ingresso, ella osserva soffici fiocchi di neve mentre ricoprono come un velo il paesaggio. Uffa, nevica, nevica, non smette mai di nevicare. Ma cosa servirà poi tutta questa neve? Si domanda. Altro che il periodo più felice dell'anno, sono così triste. Potrei provare a mettere una testa in giù, come dice la mamma. Al contrario, la tristezza potrebbe diventare felicità. Quella strana tristezza sembra averle rapito il cuore. Non rimane che parlarne con la mamma. Lei di certo saprà aiutarmi. Mamma, mi dovresti aiutare. Lo so, piccola, ho notato il tuo faccino cupo, risponde la mamma sorridendo rassicurante. Poi porgendo un libro. Lo conservo per te. Era di tua nonna e ancora prima di sua mamma. Appartiene alla nostra famiglia da sempre. Leggilo. Ti sarà di grande aiuto. Ella abbraccia la mamma e, senza dire una parola, scappa via. Inizia a leggere. Il sentiero del Natale. Il percorso per prepararsi al grande giorno. Punto 1. Addobbare la propria casa. All'improvviso, ella ha una gran voglia di addobbare la casa. Prende il necessario, chiama il fratellino Eric e la sorella Luce e in poco tempo tutto è ornato di candele, fiori, rami di pino e ogni sorta di decorazione. Punto 2. Preparare dolci di Natale. I tre bambini passano una splendida giornata insieme alla nonna a cucinare, cantare, a ridere a crepapelle, preparando dolci squisiti. Punto 3. Festeggiare Santa Lucia. L'indomani all'alba i tre fratelli canticchiando si incamminano verso casa. Portano biscotti e bevande calde da offrire ai genitori per festeggiare e così tra scherzi e risate fanno colazione tutti insieme. Punto 4. Festeggiare il solstizio d'inverno. È arrivato il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno. I tre fratellini indossano maschere e decorazioni floreali ed escono in giardino per celebrare il solstizio sotto la magica luce della luna. È finalmente arrivata la vigilia di Natale. Mancano solo gli ultimi preparativi, pensa ella. Non posso rinunciare proprio adesso. Devo portare nel bosco il fieno per gli animali. Ella ed Eric vanno nel bosco, posizionano le ceste, poi attendono a lungo. Ma di animali neanche l'ombra, non resta che rincasare. Lungo il tragitto del ritorno, ecco che spunta. Il papà e insieme scelgono l'albero da addobbare. Il sole sta per tramontare e tutto è ormai pronto. Ella, hai tu la stella di Natale? Domanda Luce. Non l'avrete mica persa? Domanda il papà. La stella viene cercata dappertutto, ma invano. Ella, triste, si infila i scarponcini ed esce di casa a testa bassa. Tutto il paesaggio è bianco, inghiottito dalla neve ed ella non riesce neanche più a capire dove si trova. Dopo aver vagato a lungo in cerca della strada di casa, scorge una verde collinetta. Mi fermerò qui, ho bisogno di riposare e pensare e ci si accovaccia sopra. Un ruvido rumore la fa sobbalzare. «Chi sei? Esci fuori!» esclama ella agitata. «Sei tu che ti sei seduta sopra di me!» risponde la collinetta, che in realtà non era una collinetta, ma un orso. «Ma tu sei l'orso che è vicino a casa mia! Ti conosco!» esclama la bimba incredula.
Esatto, sono io, le sorride l'orso. Ti ho osservato a lungo e penso di poterti aiutare. Ho un amico davvero speciale che da sempre mi dà una mano. Davvero? E chi sarebbe? Un albero naturalmente. Tutti lo chiamano il grande abete. È vecchio e saggio. Lui di certo avrà le risposte che cerchi. I due avanzarono a lungo nel paesaggio innevato, fino a trovarsi dinanzi all'albero più maestoso che ella abbia mai visto. Ti presento il grande abete, annuncia l'orso. E subito dai rami iniziano a cadere luccicanti cristalli di ghiaccio e un delizioso profumo riempie le narici. Ella si rannicchia con l'orso ai piedi dell'albero e gli racconta l'intera giornata, compreso il desiderio di ritrovare la stella di Natale. Intanto il saggio abete ascolta in silenzio, allunga i suoi rami e avvolge ella e l'orso in un tenero abbraccio. I due nuovi amici, esausti, cadono in un sonno profondo e sognano un mondo incantato, fatto di folletti, lepri, volpi, cervi e cristalli di neve. All'improvviso appare una stella, la più splendente e armoniosa di tutte, il regalo degli amici del bosco alla piccola Ella, la stella di Natale. Quando Ella riapre gli occhi, è mattina. La luce entra saltellando nella stanza. Ella si sente finalmente felice. Ma gli orsi, i folletti e le stelle, dove sono? È stato solo un sogno. Ella si veste di corsa e corre giù dalla sua famiglia. Quante cose ha da raccontare. Ma quando giunge in sala, ecco che la vede. La stella di Natale che brilla sulla punta dell'albero. Allora non è stato un sogno. È Natale! Ella mi ha finalmente capito il significato. Stare vicini alla famiglia, alla natura e a tutta la bellezza che la circonda. Un proposito che rispetterà per tutto l'anno, in attesa che la magia del Natale torni a illuminare il suo cuore.